Buonasera a tutti, buonasera, buonasera carissimi. Filippo Festa, Giuseppe Guarnieri, Antonio Lombardo, carissimo. Buonasera a tutti. Oh, il presidente Nathan, che piacere, presidente, buonasera, buonasera. Salvatore Blanca, un bel po' che non ci sentiamo. Buonasera a tutti, ragazzi. Stasera Barbettina, Manu Montalvo, grande Manu. Barbettina molto, ma molto rilassante. Avevo intenzione di usare qualche prodotto nuovo, però non so perché mi è venuta la scimmia Chef Spadicchia grande. Mi è venuta voglia di provare un prodottino un pochettino particolare. A me è piaciuto molto, quindi mi è venuta voglia, ragazzi, come si dice, la classica scimmiazza di un prodottino già provato. Prodottino che andiamo a provare questa sera, già lo conoscete, ragazzi, l'ho provato, vi ripeto, mi è venuta la scimmia di riprovarlo, è bello. Che ve lo dica a fa? Eccezionale, ragazzi. Mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Quindi stasera ci sbarbiamo. Grande chef Marco, grande. Quando sei dalle nostre parti che ci fai mangiare? Guardate che taglio. Oggi il mio amichetto Edoardo, del centro Helios, mi ha fatto bello, che ringrazio. Mi ha fatto un bellissimo taglio. E mi è piaciuto molto la sua velocità nel farmelo, quindi ringrazio Salvatore. Ciao Turiddu, il mio nipotino virtuale. Ragazzi, andiamo al montaggio. Stasera, pennellino che andiamo a usare. Allora, vi dico la verità: ha un periodo che mi sono scimmiato di un pennello Sint 2000. Ragazzi, è spaziale. E qua ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Amare dove mi fisso, amare dove mi fisso. Andiamo a prelevare il sapone e andiamo a montare in ciotola. Sapone si presenta così. Io vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete fatto, perché siete stati in molti. Io, ragazzi, cerco sempre di dirvi sì, domani faccio la diretta, poi capita, ragazzi, con sto caldo, mi stresso. Per ora son mollo, non ho routine. Però mi metto a ruota, promesso. Si presenta così, ancora c'ha la scritta extro perché l'ultima volta che l'ho usato l'ho prelevato col cut tac e farò la stessa identica cosa questa volta perché non gli voglio mettere io praticamente il pennello di dentro, non lo voglio rovinare questo qua. O no, perlomeno tutti i prodotti tecnicamente, ragazzi, andrebbero prelevati così. Perché per quanto si possa dire che non succede niente, perché l'ho fatto pure prelevando col pennello umido e non succede niente. Ragazzi, secondo me così proprio veramente non si va ad alterare l'integrità del prodotto. Ma è proprio per essere, per andare di fino, come si dice. Lo vado a mettere nella ciotolina Zenith. Tac. E chiudo ciotola. Come sempre, saluti da Antonio Dantermini Immerese. Grazie Antonio, sempre. La buona serata. Ciao Sal! Buonasera a tutti. Allora, saponino messo qui. Sint 2000, edizione limitata per l'evento del negozio di Michele Lapi che c'è stato a Palermo. Quindi chi ci arriva e chi ce l'ha è fortunato, chi non ce l'ha se la piglia undercu. Hai proprio, bravo Giuseppe, hai proprio ragione. E diciamo, secondo me tecnicamente va trattato così. Allora, ragazzi, pennellino che vado a scolare un po'. Angelo Montagna, buonasera. Benvenuti. Lo lavoriamo di punta. Ragazzi, esplode una profumazione. Hanno fatto una profumazione incredibile. Quel Donato e i pirati hanno fatto una profumazione incredibile. Oggi è stato un pomeriggio alternativo perché prima sono andato a fare compere, a sbrigare delle cose e poi il pomeriggio, visto che ormai era completamente saturo, sono stato da Helios. Helios è una barberia che c'è a Belmonte Mezzagno, nel paese in cui vivo, dove sono stato accolto da amici e ci siamo divertiti, o perlomeno mi sono divertito a guardare i barbieri
del salone che usavano il mano libera, perché tanto gliele sto massacrando fino a quando oggi hai come supervisore la mamma. Io ringrazio e la saluto, perché ricordati che tutte le mamme del mondo sono le più belle di tutti, questo non ce lo dobbiamo scordare mai. E quindi io ringrazio la mamma. Alessandro Zito, Armando Borelli, buonasera ragazzi. Come vi dico sempre, come uso il sapone io? Ciotola della Zenith. Lo lavoro sempre di punte, sempre, in modo da non far incamerare aria nella crema. Ora c'è chi lo monta a schiuma, c'è chi lo monta a pastone. Ragazzi, la rasatura è bella perché ognuno la può interpretare come piace. A me, onestamente, nel mio viso, posso dirvi che quando io monto il sapone a pastone mi sento più protetto. Ovviamente non deve essere un pastone asciutto, ma deve essere un pastone umidiccio. Mi sento molto più protetto di quanto monto il sapone a nuvola, a schiuma. La, diciamo, saponificazione a schiuma me la faccio in seconda passata, che carico il sapone molto di acqua e ci può anche stare, secondo me. Marco Lopez, buonasera. Il sapone tecnicamente è pronto, il pennello è bello carico. Io stasera, visto che tovaglietta dei pirati, alla faccia di qualcuno che muore, io mi tocco le palle perché mi augurano sempre praticamente diarrea e quant'altro. Giovanni Di Salvo, mi bagno la faccia ragazzuoli e userò stasera lo stesso pennello che abbiamo usato nella barberia Elliot, che oggi questo, scusate, lo stesso rasoio che abbiamo usato nella barberia Elliot, perché questo pennello, e ci torni con questo pennello, cazzo, ha dato belle soddisfazioni. Ciao Damiano, ciao, ciao Peppe, saluti mia moglie Piera che non sei tu in diretta, sta in pensiero. Io ti ringrazio, ciao Piera. Quando tuo marito dice ci andiamo a mangiare una pizza, ma è liscio, ho visto che è liscio, quindi costringilo che con le mogli ci andiamo a mangiare una pizza dalle vostre parti, una bella marinara con i frutti di mare, non la marinara che fanno su, che non ha i frutti di mare. L'ho detto pubblicamente, manca per lui, eh? Hai perfettamente ragione, ma se non ti serve tanta schiuma, la consistenza benedetta offre. Io ragazzi la vedo così, vado. Ovviamente, come diciamo sempre, sapone in edizione limitata dei pirati, che purtroppo non si trova più, e a me sta cosa, ciao Ciccio, quando dici tu ci vediamo io non mi dimentico. Sapone, come vi dicevo, dei pirati super dopato, perché ragazzi ne basta pochissimo e monta da fare paura. Una profumazione a bello cuore, a te aspetto, anche domani. Dopo facciamolo, il ferro si batte quando è caldo. Tanto ragazzi, non mi nascondo che questa settimana arrivano tantissimi utenti che sono siciliani, che lavorano fuori, che hanno piacere di conoscermi. Io spero, ne ho contati 5 o 6 che volete fare una cena con me. Quindi se in questo periodo siete tutti quanti qua, ragazzi facciamo una mega cena, perché è inutile che ognuno mi metta a fare le cene. Organizziamo una barber cena e amen. E così ci stiamo tutti quanti assieme, e anche fra di voi avete la possibilità di conoscervi, che secondo me è una gran cosa, ragazzi, che questo gruppo ha fatto nascere anche delle belle amicizie, e onestamente si chiama gruppo secondo me anche per questo. Ragazzi, la profumazione di questo prodotto ha una profumazione ozonica, che è qualcosa di strepitoso, ma credetemi, è spettacolare. Donato, fallo un'altra volta, perché secondo me non è corretto che una profumazione del genere. Peppino Savoca, Vincenzo Siciliano, ciao carissimo. Domenica sei sotto sequestro e forse salvo, oltre te ne arrivano altri 3. Quindi ora vediamo come ci organizziamo. Ovviamente, se avete piacere di stare solo con me, che ben venga, ragazzi, attenzione, io non voglio unire famiglie che magari fra di voi, io non lo so, però se riusciamo, visto che siete 4 o 5, ci uniamo anche quelli di Palermo che seguono la pagina, ragazzi, ci andiamo a divertire veramente, ci stiamo una serata insieme, visto che sta cosa non è organizzata e mi sta avvenendo così. Juan Lee, ciao carissimo, la facciamo tutti quanti
diciamo che è ancora più bello secondo me. Rasoietto che andiamo a utilizzare questa sera, e che ve lo dico a fare, ragazzi. Gioiellino. Si dice che non si dice mai nei prezzi perché sennò sta a vergogna, sta. Vabbè. Sicuramente Vincenzino sarai di servizio. Buon lavoro, fratello. E salvaci il culo a chi sta male. Ragazzi, vado. Vado. Che goduria, ragazzi, un taglio di una dolcezza incredibile. E vi voglio raccontare un aneddoto. Stamattina, cioè oggi pomeriggio, visto che il pomeriggio è andato così, sono stato nella barberia Helios. C'era un bambino, visto che gli ho portato il fotonico per farglielo provare, un bambino ha detto, ragazzi, bellissima sta frase: ma lo sai che è più odoroso, più buono di una granita, sto odore di limone? Questo rasoio se la canta. Rasoio se la canta e se la suona. Sì, è un bel rasoio. Onestamente sì. Simone Rosicini, buonasera, benvenuto. Fa un leggero caldino, ragazzi, eh? Stasera fuori la serata è fresca rispetto agli altri giorni, ma a casa c'è caldo. Giuseppe, il pacco non si sa che fine abbia fatto, speriamo bene. Tu sei sempre il numero uno, grazie per il numero uno. Io spero che si possa avere sto pacco e capire dov'è. Vincenzo Baldascino, carissimo, ciao Vincenzo, un abbraccio. Luca Pizzi. Luca Maggi, ciao carissimo. Ragazzi, strepitoso. Prodotto veramente strepitoso, c'è la scorrevolezza, la profumazione che ha è incredibile, sto godendo. Perché allora vi voglio fare una parentesi che io ve la faccio sempre: la barba a questi livelli non è solo farsi la barba perché uno dice a cazzo mi devo fare la barba, è il nostro momento. E onestamente, quando tu nel tuo momento, diciamo, inserisci pure quella magia olfattiva, perché il primo impatto che tu hai prima di raderti è la profumazione che tu usi. Se come per anni ci hanno abituato sempre menta e mandorla, due palle, ragazzi. Ora che ci sono profumazioni di un certo livello, di un certo spessore, prodotti che ovviamente con la tecnologia, con diciamo l'avanguardia, siamo andati a saponificazioni importanti, prodotti che veramente ora sono diventati dei cosmetici per l'uomo a tutti gli effetti, ragazzi, è una goduria. Quindi il primo impatto che si fa è olfattivo. Quando, diciamo, a livello olfattivo sei appagato perché hai una buona profumazione, in più ci metti pure la magia che un prodotto del genere, non è la classica crema, ma ti riesce veramente a fare un microfilm in faccia e senti la differenza. Perché ragazzi, con un prodotto buono... Angelo Montagna, ciao. Vincenzo Fiore, ciao. La differenza la senti. Ragazzi, è poesia. E poesia. Io per questo vi dico sempre:
fate le vostre prove, ragazzi, ma non vi infognate tanto di prodotti super commerciali, perché poi alla fine del cerchio lo chiudete sempre con i prodotti top. Quindi è giusto pure che fate le vostre esperienze con prodotti di un certo tipo per capire anche le differenze, ma non vi infognate come ai tempi feci io, perché ragazzi, alla fine sono tutti soldi persi, perché poi quando provi delle creme top, tu indietro non ci torni più. Ciao Peppe, sono qui a cena con un tuo follower, grande Tommaso. E di questo è un disgraziato che sono riuscito a infognare in maniera devastante. E questo praticamente sarà uno che fra un anno circa, conoscendo l'individuo losco, ne saprà di più di me, perché è uno di quelli ragazzi, di quelli ingegnosi che poi quando si immerge in qualcosa deve capire, deve fare. E già praticamente è partito a mille. È partito a mille. Ragazzi, crema strepitosa, ce lo vedete con quanta facilità si riesce a scaldare un braccio. Spettacolo. Bagno un po' il pennello perché la seconda la facciamo un pochettino più acquosetta. Ma un pochettino, visto che già con quella tipologia di rasoio e il taglio, ragazzi, che è incredibile, è dolcissimo. Sono già lisce, devo fare solo. Ma senti una cosa, Zio Pippo, sto partendo di proposito con la barba lunga. Quando arrivo, che mi fai provare? Vita mia, tutto quello che vuoi. Tu entri nel bagno e sei padrone di tutto. Carmelo Marino, carissimo, ma ti sei ritirato dalle tue vacanze che ti voglio venire a trovare? Ora ti devo fare vedere una chicca, perché mi hanno mandato, visto che ancora si ricordano di me, il TFV16. Ragazzi, è un treno. Un atomizzatore da svapo incredibile. Un treno. E la cosa che mi ha colpito è molto, ma molto, ma molto aromatico. Cosa che questi atomizzatori non sono quando sono così spinti. Resistenza da 0,12 che fa paura. Allora, domani, visto che sono in giro, ti chiamo. Allora, questo qua è un rasoietto che ho fatto una ricerca, ragazzi, perché tante persone non sono riuscite a darmi spiegazioni. È un rasoietto inglese che si trovava tempo fa in giro. Sono riuscito a trovare un'asta dove praticamente si battevano questi rasoi a prezzi, ragazzi, credetemi, non ci sono parole, non ci sono parole. Quindi ogni tanto, come si dice, un colpo di culo. La gente che comanda, Peppe. Carmelo Marino, The King. Carmelo è una persona che nel mondo dello svapo è entrato dopo tanti, ci ha saputo fare, perché a livello commerciale non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno, il cervello ci scoppia. E viaggia, ragazzi, viaggia. Abbiamo solo tutti da imparare come si fa a stare all'impiedi un'attività con Carmelo. Poche chiacchiere e tanti fatti, ragazzi. Che purtroppo nel nostro ambiente c'è sempre quella no, perché io, ragazzi, perché io il cazzo. Pool shape, carissimo! Vado di seconda passata. Sei a buono sale, tu sei sempre quello che gira il mondo, maledetto. E mi fa tantissimo piacere. Grande. Pino Profeta, buonasera, carissimo. Ormai, ragazzi, nel gruppo siamo veramente internazionali ed è una bella soddisfazione. Siamo riusciti a mettere dentro persone da tutto il mondo, e da tutto il mondo fanno post di prodotti incredibili.
perché ogni tanto non vi nascondo che mi capita di guardare, diciamo, le statistiche del gruppo, ragazzi, tutto il mondo abbiamo dentro, con tutti i produttori più importanti nel mondo dell'arrasatura. Quindi sono veramente contento. A settembre il gruppo fa un anno e in un anno, ragazzi, ne sono successe di belle cose, di cose spiacevoli, ma fa parte della vita. Ma noi siamo sempre qua a sbarbarci e sempre al top, ragazzi, sempre al top. Perché, come dico sempre, la barba così è magia, ragazzi. Non è la rasatura, rompicoglioni. Taglia in una maniera dolcissima. Taglia in una maniera dolcissima, ragazzi. È un velluto. Rasoio buono, pietra buona. E tutto fa pacchietto. Profumazione incredibile. Incredibile, ragazzi. Vado di sinistra, cambio mano. Mi sono promesso, ragazzi, che ci voglio cominciare a provare. Quindi andiamo. Una bella domanda. Allora, il blu è un qualcosa di vanigliato, il Nuvadia blu. E io onestamente ci ho messo questo qua. Vaniglia black. Spettacolare, ragazzi, spettacolare. Vaniglia pura, vaniglia Bourbon per capirci. King Crest. Qualche Red Point me lo sono fatto stasera, vabbè, dai. Ci sta. Sapone che riparto un'altra volta solo con quello che ho nel pizzetto. Ci siamo. Tutto quello che ho fatto, ragazzi, ovviamente, l'ho fatto tutto sempre con l'acqua tiepida per tenere sempre i pori aperti e per avere il massimo dell'elasticità della pelle. Ora finisco praticamente il tutto con l'acqua fredda perché mi sciacquo la faccia. Eh sì, ma io lo spero che si possa rifare una profumazione del genere, perché ragazzi, credetemi, sto sapone è strepitoso, mi sciacquo la faccia. Ciao Thor! Manca a farlo apposta dall'America. Purtroppo in estate, ragazzi, con la sudorazione, la pelle è molto stressata e la senti molto disidratata. E quindi, anche andando con i classici rasoi, quando tu ti fai la barba con la pelle riposatissima, può capitare che ti spari l'irritazione, diciamo il red point, la classica pelle un pochettino
graffiata dal rasoio. Ma non è questione perché è cambiata qualcosa, perché me ne sono accorto ora col mano libero, non me li faccio mai. È proprio perché la pelle ha bisogno. Ok, io ti abbraccio, buona pizza e saluti mia moglie. Ora, ragazzuoli, barbata completamente finita, vi voglio proporre un prodotto che io adoro, voi lo sapete, ve li massacro sempre. Ora, ovviamente, con questa tipologia di prodotti che sono di alta fascia, non c'è bisogno né di pre-barba e diciamo, non c'è bisogno. Stasera dislessia. Marco Rinaldi. Allora, se c'è Marco Rinaldi, io questa sera, ecco, affanculo Marco Rinaldi. Salvatore Lizio, ciao carissimo. Allora, vi stavo dicendo, essendo che mi sono fatto qualche red point piccolino, che ora ovviamente con l'acqua fredda si è chiuso, io che cosa vado a fare? Mi vado a mettere questo Mirsol qua. Questo non è altro che una grandissima concentrazione di allume. Ha una profumazione propria, molto speziata. Quasi di canfora, un qualcosa lo senti che è tipo un effetto disinfettante, ma nello stesso tempo è molto pieno di allume. Questo ti serve a chiudere i pori, o perlomeno quella pelle che un pochettino ti sei andata a sgranare un pochettino. Essendo che ha una profumazione, ciao Filippo Festa, molto ma molto ma molto delicata, innanzitutto evapora subito, quindi questo ti serve solo ed esclusivamente per quanto concerne allume. Quindi anche per i barbieri, il classico cagati sempre, grazie. Mi immagino, guarda, mi mancava carissimo, mi mancava. Già istantaneamente la profumazione canforata, speziata, si perde, ma va a fare l'effetto di un allume di rocca, che secondo me è molto più igienico di avere, diciamo, la pietra di allume. Siamo gli unici due stronzi che non avete la tovaglietta. Ragazzi, ma se non siete raccomandati, tutta l'Italia vive di raccomandazioni, voi non siete raccomandati. È bellissima. Sai come funziona questa tovaglietta? Grandiosa. Mamma mia, ragazzi, che bella. Finale, visto che stanno crepando, perché lo sono, ovviamente, visto che ve lo faccio pure vedere. Guardate un po', vediamo. Diciamo che sono liscissimo. Ora ci andiamo a mettere, si chiama il Metisol, sì Antonio, si chiama Metisol, ci andiamo a mettere il suo after dedicato, che è tanta roba ragazzi, è tanta roba. Vado, mi ricordo che il sottoscritto picchia, ma è quella sensazione di bruciore e piacere che deve darti un after. Ma la profumazione, ragazzi, è qualcosa di allucinante. Ragazzi, picchia. L'after picchia. E con tutto che brucio un pochettino qua, dove mi sono fatto qualche red point piccolissimo. Cosa che col mano libero non mi faccio mai, sento che l'after picchia. Se ero con un grafico plasticone morivo. Eccezionale, ragazzi. Che profumazione incredibile. Veramente, veramente buono. Lo dirò sempre, peccato che è stata una tiratura limitata di 100 pezzi. Peccato. E questo secondo me è un prodotto che quando si prova ci rimani veramente innamorato. Buono, buono, buono. Pizzetto sistemato. Ah, ci siamo. Ci do una sventolatina. Questo è quello che è rimasto nella ciotola, che vado a sciacquare con voi. Perché poi, come vi dico sempre, da solo mi secco a sistemare tutto. Quindi, ci siamo.
Ragazzi, raccontatemi qualcosa, ditemi qualcosa di quello che state facendo, come vi state sbarbando. Io momentaneamente sono un pochettino fermo. Non lo so, il caldo siciliano, ragazzi, ha 2 anni che non lo sentivo. E onestamente, quando tu ti senti debilitato, che ti senti mollo, secondo me è anche dovuto al caldo, visto che io ero abituato che quando c'era caldo su in estate, luglio, agosto, c'erano 20 gradi, 21 gradi. Ora che ce l'abbiamo, delle giornate tranquille, 35, 36. Non so se mi spiego, ragazzi, so botte. Che la pelle umana, secondo me, proprio l'individuo, ci sta molto ad abituarsi. E non vi nascondo che già in 2 annetti di Alto Adige mi ero abituato a quelle temperature che hanno loro. Non c'è stata mai lì una nottata dove ero in agonia. Ciao cuginetto Caccamo, tanti saluti da Lido Presidente. Mi piace questo Lido, cuginetto. Ma mi sa che ti venga a trovare. Mi sa che ti venga a trovare, perché sto Lido mi piace. Poi la Calabria io l'adoro, con la scusa che devo andare a trovare Anna Maria, il saponificio, che saluto e ringrazio, perché ogni giorno che passa mi arrivano sempre più conferme che il fotonico è un prodotto che veramente 40 a Parigi, me coglioni, me coglioni, la mia pezza che uso sempre. Fottuta la moglie, si chiama pezza sgracchio, ragazzi, incredibile. Per pulire le lame il top, perché è come se fosse una pelle di daino, e mi riesce a levare tutta quell'untuosità che rimane nella lama, visto che è lucida, si vede. Questo me lo riesce a fare perfettamente pulito, perché io quando gli rimane quel grassettino, onestamente, mi girano un po' le palle. Anche perché è importante. Vito Sinatra, ciao sindaco, sei bellissimo. Ma mi spieghi un pochettino se lo vuoi scrivere quella manifestazione che stai facendo? Che io non ne ho idea, ci ho dato una lettura così al volo. Perché sai, in estate è bello andare a fare i giri praticamente su queste festicciole padronali che abbiamo. Ciao Giovannuzza, Nando Marino Martinelli, anche a Bruxelles, ragazzi, da tutto il mondo, bellissimo, è bellissimo, siete la mia soddisfazione. Abbiamo persone da tutto il mondo nel gruppo ed è bellissimo, ragazzi. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sindaco di Castronuovo di Sicilia, che è, ragazzi, un paesino che è la fine del mondo. Bravo Vito. Allora, ragazzuoli, facciamo il punto della situazione di quello che ho usato, così io non mi dilungo e non ve le maciullo. Allora, non abbiamo usato Prebarba perché è un prodotto del genere, ragazzi. Non serve a nulla. Prodottino che dove, ragazzi, abbiamo innanzitutto, scusate la parentesi, un mare di merce da provare che vi dovrò recensire. Però purtroppo sono in vacanza. Stasera, con tutto quello che avevo da provare, onestamente mi è venuta voglia di riprovare i pirati perché ha una profumazione che mi piace tanto e quindi ho dato. Quindi abbiamo usato sapone pirata by Extro. Si presenta così, nero. Profumazione, ragazzi, da mille e una notte, veramente, da mille e una notte. Ci siamo sbarbati con questo rasoietto. E che ve lo dico a fa? Questo rasoietto che oggi nella barberia Helios abbiamo fatto suonare con 2 clienti, i quali hanno detto grandissima soddisfazione e una goduria. Finita la sbarbata, visto e considerato che mi sono fatto qualche piccolo red pony, ancora qua si vede, qualche puntina, visto che la pelle è troppo disidratata, troppo stressata. Sì, hai perfettamente capito bene, perché sono talmente concentrati e talmente, diciamo, protettivi che tecnicamente non c'è bisogno del pre-barba. Se proprio festa di San Pietro, scusate un attimo, questa cosa mi interessa, ragazzi, perché è una cosa qua che mi vado a godere queste festine. Allora, di San Pietro ormai è andata, alla prossima ti aspetto in queste serate. Un abbraccio a tuo figlio, io ti ringrazio sempre per l'affetto che nutri per me e per mio figlio, che quando lo vedo ti saluta perché ti ricorda e vi ricorda a tutti sempre. Quando dici tu andiamo a caccia, quando apre. Ciao Mauro Mitico! Tac! Finita la sbarbata? Continuo a fare la descrizione dei prodotti che ho usato. Invece di usare praticamente l'allume di Rocca, che io non uso mai, però non vi nascondo che quando mi sgrano più di tanto uso l'allume. Ho messo il Metisol della Mirson, che è una concentrazione, come vi ho detto, di
diciamo, al lume di rocca, con una profumazione, mi ricorda la canfora, ragazzi, è qualcosa di speziato. Ciao, bauscia! Finita la sbarbata, ho messo l'after dedicato alla crema. Tac. Che dirvi, ragazzi? Buonissimo. Già l'avevo provato, mi è venuta la scimmiazza di riprovarlo, con tutto che c'ho il mondo da riprovare. I prodotti che proveremo questa settimana, così vi faccio un'anteprima. Innanzitutto, voi lo sapete, con questo rasoio Dart, io ci ho litigato perché il costruttore mi diceva come, diciamo, lametta sua, sicuramente sarà un contratto commerciale, però diciamo consigliava le persone. Io l'ho provata, mi sono fatto una bella barba, onestamente il post rasatura non ho avuto irritazioni, però la pelle l'ho stressata, l'ho sentito perché il ragazzo va al fondo. Quindi ho preso un pochettino di lamette di quelle là particolari, tipo queste qua, tipo le Kai, ho preso pure le Nacet, ho preso tutte e dico tutte le Rapira e ci voglio trovare la quadra, ragazzi. Ci voglio trovare la quadra perché sto rasoio è tanta roba, ragazzi. Ci devo trovare la quadra. Magari possibilmente la trovo con le astraverdi che non ho provato, ma ce la trovo la quadra. In più ringrazio la Lush, che è un'azienda americana che mi ha mandato queste due creme. Sono delle creme istantanee senza schiuma. Io allora gliel'ho spiegato, ho detto ragazzi, io me la monto in faccia. Dice no, abbiamo piacere che tu la provi. Sono delle creme che non vanno montate. Sono a cremone, si presentano così. Allora, questa qua praticamente è un sapone alla fragola della Lush, Lush, non saprei, e si presenta così. La profumazione è veramente buona, non sa di fragola, sa di un qualcosa di caramelloso alla fragola, ma dalla fragola vera siamo lontani. Ma sa di fragola, visto che siamo abituati noi a livello di naso con oli essenziali, onestamente ora siamo col pelo nell'uovo. È una fragola caramellata chimica, non è una bella fragola. Mentre questo qua, che si chiama Prince, tac, si presenta così bianca e praticamente ha la classica profumazione di crema di pulito. Quindi ragazzi, li proveremo perché è un'esperienza da fare. È un'esperienza da fare. Io ringrazio, li provo, vediamo un pochettino di che si parla, di che si tratta. Magari per una barba veloce abbiamo trovato, troviamo un prodotto che ci permette di farci la barba senza schiuma, una passata con le mani e vai. Poi abbiamo da provare dei pennelli che sono arrivati, che dobbiamo provare e testare a tutti gli effetti, perché li voglio provare. Sono arrivati gli Yaki, che io sempre ringrazio, gli Yaki Brush. Per avermi scelto, io ringrazio sempre. Ciao Renzo. E qua ci sono due pennellini. Questo qua mi pare che si chiama Space ed è un ciuffo da 26 in tuxedo. Bellissimo, ragazzi. Il manico è caruccio. Ovviamente, qualità-prezzo. Io già ho provato il 24, ragazzi. Montano da paura. Qualità-prezzo non si discute. Ovviamente, non è un silver tip, non è un tappo, ma per quello che costano e quello che fanno, qualità-prezzo ci stanno tutti. E questo qua, se non erro, è il Sagrata Famiglia. Si chiamano così. Ciao Renzo, ciao Orazio. Quindi li andremo a testare nel campo i due pennellini. Io momentaneamente non vi nascondo che sono bloccato con il synth della Simpson. Infatti mi sono andato a procurare la serie limitata perché ragazzi, io tutto a posto, Orazio, tutto a posto. Ringraziando a Dio, tutto a posto. Abbiamo un pochettino del Robetto da provare. Ma siamo molto indietro, siamo molto indietro. In più c'ho una crema da barba, ragazzi, a livelli allucinanti. Qual è? È la nuova Phoenix americana, che praticamente, ecco, desta roba, che è la nuova formula K6. Che fa il produttore? Non so se si vede. K6. Che lui descrive praticamente che è la migliore saporificazione che la Phoenix ha fatto. Io, ragazzi, non ho resistito, ho provato a fare un montaggio. Spettacolare. Non so in faccia perché non me la sono messa, ma ho visto come monta, ragazzi, è un qualcosa di allucinante. Ci è messo qua dentro l'impossibile, ovviamente, per fare questa tipologia di saponificazione, perché monta in una maniera strepitosa. Ma il prodotto c'è, la profumazione, ragazzi, è incredibile.
quei classici mischioni americani che ci mettono di tutto l'impossibile. Michele D'Amato, ciao grande! Quindi proveremo anche questa linea K6 della Phoenix nuova, arrivata fresca fresca, che abbiamo questa e questa, queste due profumazioni. Uno dei due, ora non ricordo, è praticamente una specie di clone di un profumo famosissimo, mi pare che si chiama un Sauvage, forse, mi ricordo. Interessante, sagrata. Sì. Lo voglio vedere in campo, ragazzi. Stasera volevo usare io il Simpson, però lo proveremo in campo perché secondo me qualità-prezzo, ragazzi, è tanta roba. Io vi consiglio sempre i pennelli di farveli bene perché è l'unica cosa che vi tocca la faccia. Oltre il mio barbiere, il pennello e il rasoio, a me la faccia non me la tocca nessuno. Quindi il pennello è importante, ovviamente. Usare un pennello di questo significa avere il sintetico migliore che c'è sulla piazza. C'è poco da fare, ragazzi. C'è poco da fare. Questo è quello bianco che io ne avevo due, uno l'ho dato a un fratello. Io li trovo forse dei sintetici che ho provato i migliori sintetici che esistono. Però, se noi andiamo qualità-prezzo, il Tuxedo della Yagi non c'è storia, ragazzi. Cioè, qualità prezzo non c'è storia, sono strepitosi. Questo è un 26, questo è un 24 di diametro. Guardate un po', strepitosi, strepitosi. Quindi li dobbiamo andare a prendere, sono anche molto belli a guardarli. Ovviamente non è un manico lavorato, è un plasticone, però nel suo piccolo ha il suo perché. Io mi pettino il pizzo, la mia descrizione ve l'ho fatta dei prodotti che abbiamo usato stasera, me la sono goduta perché con il sapone dei pirati, ragazzi, è una bella profumazione, molto elegante. Ho saputo che è praticamente, non dico l'imitazione, ma una profumazione che si avvicina molto a un profumo molto famoso. Ragazzi, è tanta roba, è molto bello, secondo me è molto ma molto indicato per questo periodo qui. Perché è una profumazione fresca, ozonica, quindi ragazzi, complimenti per questo sapone. Vi ripeto sempre: peccato, peccato che i pirati non hanno fatto una linea molto, ma molto più grande. Perché secondo me un profumo di questo qua, una linea così, spaccava. Spaccava, ragazzi, spaccava. Perché è tanta roba. È tanta roba. Quando la profumazione è buona, non ci sono né limiti né confini. Per concludere, mi metto il balsamo, visto che sono completamente disidratato. Sempre dei pirati. Il Simpson costa circa il doppio dello Yakioga, si costa 80 euro se non sbaglio. Però ti ripeto, lo reputo uno dei sintetici più buoni che ho mai provato. Ragazzi, lo metto perché praticamente ho la pelle disidratata. Perché con Ciccio Signorelli, carissimo, ciao bello. Spero che sia tutto ok. E così è barbetta di lusso, ragazzi. Ovviamente, balsamo che va a continuare la profumazione che abbiamo usato. Strepitoso, strepitoso. Secondo me hanno fatto un capolavoro. È una bella profumazione, ragazzi. Non vi dico, non vi nascondo che nel bagno è completamente tempestato di questa profumazione. Sì, che ho messo l'after, però capite pure, ciao Uccio, che praticamente già solo con la crema da barba c'era il bagno completamente saturo. Sudi a bestia, che c'è un caldo incredibile. È veramente buono, ma tutti i balsami. Ovviamente calcola che questo balsamo ha la stessa composizione di tutti i balsami che fa Donato, ovviamente ha la profumazione della linea Pirati. Quindi se tu già conosci il prodotto sai benissimo che di mattina, come dici tu, è eccezionale. Senti la pelle veramente che te la nutre, ragazzi. E i prodotti quando sono buoni, ragazzi, la pelle ringrazia. Per questo vi dico, non vi infognate di prodotti commerciali. Usateli per farvi una, diciamo, cultura. Perché
una vostra idea di che vuol dire un prodotto commerciale da un prodotto di alta fascia. Ma in faccia mettetevi la roba buona, perché poi tutti i prodotti che provate a livello commerciale, quando usate un prodotto buono, di alta fascia, di qualsiasi marca, non li usate più e sono tutti soldi che vi rimangono nelle mensolette. Quindi ragazzi, scegliete, siete oculati. Ce ne siamo in tanti che facciamo le dirette e vi diamo i consigli dei prodotti, diciamo, di un certo livello. Compratevi i prodotti di un certo livello perché ci mettete la faccia. Ed è importante. Detto questo, ragazzuoli, io la barbetta l'ho fatta. I prodotti che si devono recensire questa settimana ve l'ho detti pure. Aspetto tutte le persone che stanno arrivando in vacanza in Sicilia. Vediamo se riusciamo a fare una cena con tutti, in modo da non suddividermi. Perché se ho 7 cene, ragazzi, mi volete fare prendere 10 kg un'altra volta? No, che poi ci facciamo del male. Quindi, se riusciamo a unire tutte le persone in una identica data o in una stessa data, la cosa è troppo graziosa. Capisco pure che tutti quanti voi mi avete detto: sì, ma io vengo, devo venire nel bagno. Ci faccio venire, non ti preoccupare, mangiamo la pizza, ci mangiamo il pesce fuori e poi ci ritiriamo a casa e ci vediamo il bagno. Mica ci sono problemi. Ripetino il pizzo perché gli ho messo anche un pochettino di balsamo, che oltre per la pelle non vi nascondo che sui peli il balsamo fa pure il suo dovere. È tanta robetta. Mi sento tutta elettrizzata e croccante, ragazzi. Barbetta fatta, pezza pulita, il bagno l'ho pulito così non c'è trucco e non c'è inganno. Ragazzoli, io vi dico la buona serata, ci vediamo, non lo so se domani sera si esce, se riesco diretto, se no ci vediamo all'improvviso e io vi dico grazie di tutti i messaggi che mi avete fatto perché io basta che manco 2 giorni, ma dove sei, che è successo? Ragazzi, giuro, se succede qualcosa vi avverto, se manco è perché sono in queste belle serate d'estate a prendere una pizza fuori, a mangiare, magari mi ritiro un pochettino alticcio oppure allegro e quindi praticamente la cena in compagnia. Salvatò, scendi e organizziamo, la possiamo fare insieme, la possiamo fare da soli. Ti ripeto, siete qualche 5-6 che state arrivando, croccante truccia. Cioè, che ricordi quando giocavamo nella sala giochi che spaccavo a tuo fratello in quel gioco di guerra e ci facevo vai fuori! Che ricordi! E niente, ragazzuoli, io vi abbraccio, ci vediamo all'improvviso. Mi raccomando, fate bravi. Compratevi prodotti buoni per la faccia, perché la faccia è la nostra. Non vanno i prodotti così, non servono. Fate bravi.